Salve a tutti, qui di nuovo JB Scorpion. Quest'oggi abbiamo un ospite speciale, il cofondatore di. Vabbè, la finisco di dire cazzate, sono solo. Come al solito, spero che qualcuno mi segua comunque perché queste recensioni, cioè, le faccio con piacere per far vedere anche a voi, diciamo, la qualità del titolo su PC e la giocabilità. In questo caso finiamo con le recensioni di Call of Duty con l'ultimo arrivato. Quale? Call of Duty Black Ops 2. Cosa dire su questo gioco? Naturalmente, qualsiasi cosa debba dire, la dirò dopo la intro. A presto. I nemici hanno conquistato la postazione. Salve, qui di nuovo JB Scorpion. Cominciamo con la minaccia che ci propone la Treyarch. Avviso randello del ban. Ciao, abbiamo l'ultima notizia per tutti i giocatori. Vabbè, che è il ban, cioè chi usa trucchi verrà bannato. Va bene, non è un mio problema. Spero neanche il vostro. Partiamo con questo nuovo menu, diciamo nuovo, di Call of Duty Black Ops 2. Nella scorsa recensione ho dimenticato di dirvi che comunque c'è, cioè, su Modern Warfare 3 qualche novità ci stava. Diciamo Call of Duty Elite, non vi spiego neanche cos'è perché è una gran cazzata, e soprattutto su PC non è mai arrivato. Qui troviamo la partita pubblica, la Lega, che non ho mai usato e non so cosa sia. Partite personalizzate, cinema e Code TV sono delle cazzate, guardate, la solita caserma, opzioni, negozio, le solite cazzate. Il cinema, praticamente, con questo Call of Duty potete registrare le partite anche se la qualità non è ottimale. Vediamo subito, e andiamo subito a vedere queste partite. Questa partita pubblica. Qui ci troviamo solito trova partita, che era una classe, serie di punti, per personalizzare serie di punti, caserma, sempre code TV e diretta streaming. Per trasmettere le scritto la tua partita in diretta su internet. In ogni caso non consiglio altri programmi. Che poi farò un video per questi programmi, far vedere come funzionano. Che cosa dire su questo code? Che cazzo devo dire su questo code? Cioè, alla fine solito code, tipo. Da Black Ops 2 mi aspettavo molto di più dopo Black Ops 1. Invece mi sembra un miscuglio tra Black Ops e Modern Warfare, onestamente, che non ci stava. Le novità ci stanno. Per esempio in creare una classe c'è un modo diverso, diciamo, di creare la classe. Questa volta non c'ho più alcune specialità, come ricarica in fretta, vengono. Cioè, si usano degli accessori per implementare queste abilità. Troviamo un nuovo modello di personalizzazione. Ogni volta che si sale di grado, prende si guadagna un punto di sblocco, con cui è possibile sbloccare le armi. Le armi e levare tutte le modalità. Vediamo qua, prendiamo la seconda specialità 1, alcune wildcard. Sono delle novità, delle piccole novità, che comunque ci stanno, rendono comunque il gioco un po' diverso. E chi lo compra dovrà guardare tutti. Non ho il tempo per vedere tutti. In ogni caso qui troviamo delle armi, come vedete, cioè sembrano più quelle di di un Modern Warfare che di un Black Ops. Naturalmente non ho sbloccato tutto perché ho giocato anche molto di più su PS3, anche se forse questa è migliore. Troviamo le solite, le mitragliette, l'MP7, come vedete qui è la prima arma che si sblocca, a differenza di Modern Warfare 3, dove era l'arma forse più forte che c'era. Questa è l'arma, non so se si può dire, però più overpower del gioco, PDV57. Andiamo subito a cercare una partita senza perdere troppo tempo. L'ultimo video è durato 17 minuti quasi.
Comunque, vediamo le solite cose. Il nucleo vedranno training e partita di gruppo bonus, dove troviamo, per chi ha acquistato il gioco in preordine, la mappa Nuketown. Che poi, cioè, non è che si trova solo Nuketown, nel miscuglio si trova anche Nuketown. Questo è il nuovo DLC che non ho comprato ancora. Non so se comprerò forse più là, anche perché questo gioco non mi ha entusiasmato tantissimo. Troviamo qui, però, questa modalità di gioco, che è stata la nuova modalità di gioco implementata, che è a squadre multiple, dove ci sono più squadre, composte da, naturalmente, da meno giocatori. Vediamo se trovo una partita. Vediamo quando comincia. Allora, questo gioco, praticamente, l'Activision ogni anno ci delizia, diciamo, con questi giochi della modica cifra di 69 euro che non scalano neanche facilmente. Diciamo che i giochi sono identici, cioè non ci prendiamo in giro. L'importante comunque è che vi divertite. Se vi divertite lo comprate come me, anche se un po' mi sono seccato. Spero che con l'avvento delle nuove console cambi qualcosa, anche se non saranno le nuove console all'altezza del PC, perché il PC in ogni caso sarà sempre avanti alle nuove console. Cominciamo la partita con Turbine. Però vedete come, cioè, è Black Ops, però con queste armi sembra Modern Warfare. Vediamo. Sempre proviamo quest'arma overpower, il PDP. PTV. PTT. Catturiamo la postazione. Vedete, io ho sparato anche male e l'ho preso comunque. Qui catturiamo la postazione. Ecco, anche questa è una nuova modalità di gioco. Oh, come cazzo mi ha ucciso? Dove c'è la postazione, qui noi dobbiamo catturarla. Dobbiamo stare più, un pochino all'alo, direi. Che dobbiamo stare il più tempo possibile nella postazione per guadagnare punti. Naturalmente la solita senza nemici. Oddio, non ho ammazzato tutta la flash. Naturalmente io e la mia squadra siamo gli unici che non abbiamo fatto un punto. Ci mancava. Cioè, allucinante. Ok, questo è il gioco, come vedete. Forse un po' graficamente sta di Black Ops, ma neanche tanto. Adesso si vuole abbassare e fottermi. Ah, 18 ce ne sono. Vabbè, cosa che capita. Come dicevo, sa di Black Ops, però sa anche molto di Modern Warfare, anche come armi, come tutto. Inchia l'assolver. Era mi fotto, non sicuro. Vabbè, io gioco solo, il mio compagno neanche mi aiuta. Ragazzi, eccoli, bello. Che cosa mi ha ucciso? No, cioè, anche qui le ricompense e uccisioni non sono, però non sono come quelle là. Non c'è la mob qui, abbiamo, ah, vi devo vedere, alla fine della partita vi farò vedere le ricompense di uccisioni, che ho scordato di farvi vedere. È difficile giocare mentre si parla, come al solito. Dove cazzo sono i nemici? Ma quanti sono? Cioè, come la conquisto se nessuno mi dà una mano? Mi dà la mano? Andiamo insieme? Vediamo. Come si chiami? Andrian Song? Ah, hai bisogno di mille vantaggi.
Oddio, ma sono sempre di più, ma come mai? Le più le mille polle, più le mille polle, la 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 la. Posso buttare tutte le flashbang, sono sempre io che muoio. Vabbè, i ping sono sempre quello che sono, i ping. Ma quello che cazzo fa che campera là? Voglio andare là. Vabbè, campera è il cazzo di gioco, cattura la postazione. Cazzo! Ma che culo! Comunque quest'altra qui, questa pistola, vedete come spara? Faccio vedere che è forse l'arma più forte del gioco. Che è assurdo comunque. Dai, andiamo? Perché non si aggiunge qualcun altro compagno? Sono di meno. Ma che cazzo fai? Ma dove vai? Ah, sei deciso? La conquistiamo stavolta? Bravo! Vabbè, sono un coglione. Prendere un'arma del cazzo. Vieni qua, tu di là. Oh, ho aggiunto il terzo. Oh. Ah, stiamo calmi, stai calmo. Comunque, vi dicevo, questo gioco però male non è a confronto. Modern Warfare 3 è un giocone. Però certo, uno dal nome Black Ops aspettava ben altro. Cioè, chi ha giocato come me a Black Ops lo sa, c'è un altro mondo, un altro gioco. Ci mancava che non mi prendeva, me la ghiava nel culo. Comunque. Anche sclero perché mentre parlo non riesco manco a giocare. E neanche a parlare. Oh, che coglionata. E vabbè, dai, lascia stare la partita, guardate il tipo di gioco comunque. Vedete, ma l'arma la cambia subito. È molto veloce in questo. Vabbè, sono morto di nuovo. Cazzo! Ma quanti sono? Perché sono sempre solo? Comunque, fatemi pensare a qualcos'altro da dire su questo gioco. Ma non c'è tanto altro da dire. Il gioco è questo, non... Non ti scappa. Se viene qualche altra cosa la inserisco nei commenti comunque.
Sempre più loro ci sono. Almeno non chiudo in negativo. Cazzo. Quanto manca alla fine della partita? Nuovo obiettivo. Non chiudere in negativo. Affanculo la vostra azione. Tanto ormai la partita è persa. Niente, chiuderò in negativo. Cazzo vuoi fare? Comunque, a vedere le ricompense e uccisioni che ci sono. Dai, fatemi chiudere in positivo. Una vittima sacrificale. Eccola! No! 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 Oh, ho chiuso in pareggio, almeno non ho chiuso in negativo. In ogni caso qui infatti troviamo anche i cecchini, diciamo, alla Modern Warfare più quella Black Ops. Comunque il gioco scorre molto fluido, questo sì. All'inizio vi divertirà, poi è da vedere. In ogni caso, se mi dite se consiglio questo gioco da acquistare, se... cioè... avete più partite da trovare, perché il gioco comunque è nuovo. E quello di quest'anno, riuscirete a giocare tranquillamente, senza problemi, anche con ping... anche con un ping basso, anche quello porto alto, diciamo, che riesco a giocare, perché c'è molti italiani. Sta a voi scegliere, io lo acquisterei, anche se... vi ripeto, vi farò la classifica e questo... sicuramente vi farò anche la classifica dei Call of Duty più belli e questo sicuramente non è al primo posto. Vi avevo promesso l'ultima cosa, la serie di punti, troviamo l'UAV, la macchina che c'è anche in Black Ops, la macchina telecomandata. Poi troviamo troni in attacco, alcune il Guardian che praticamente indebolisce il nemico e lo uccide a poco, nel frattempo voi potete anche sparare, diciamo, lo mettete in una posizione e lui fa il lavoro per voi. Dragonfire, che è una specie di elicottero che comandate voi, piccolino, una specie di telecomandato. Oh, fate entrare in partita. Poi troviamo qui il colpo fulminante, che comunque somigliano molto a quelli di Modern Warfare, non è cambia molto. Poi l'ultimo che è lo sciame, in cui entreranno in gioco tantissimi... elicotteri di questi che... i droni d'attacco. Vedete, i droni d'attacco sono questi qui, tantissimi elicotteri di questi che ammazzeranno ogni nemico che c'è sul campo di battaglia. Si ottiene con troppi punti. Comunque, qui da GB Scorpione è tutto. Io ho finito con la recensione dei Call of Duty. La prossima volta forse vi farò una classifica su Call of Duty e poi comunque cambierò gioco. Cioè, iscrivetevi, non so se qualcuno si è iscritto, non so se sono solo e parlo come un deficiente. Comunque rilasciate i commenti, vedete, fatemi delle richieste, io vedrò di accontentarvi. Mettete qualche mi piace, iscrivetevi, di più che dirvi. Ragazzi, sono qui per farvi divertire il più possibile, comunque per farvi vedere come funziona il game sul PC, diciamo. Grazie di tutto e alla prossima qui è GB Scorpio.